Dalla navigazione sui sette mari con l'ammiraglia della sesta flotta americana alla lotta per liberare da un mare di rovi, piante infestanti ed erbacce il parco dell'ex Villa Maestre Pie a Recco. Quella che raccontiamo è la storia fatta di impegno, entusiasmo e anche divertimento di 30 marinai della Mount Whitney, tutti i volontari che hanno aiutato la provincia, proprietaria della villa, a ripulirne e bonificarne gli spazi verdi. L'arrivo della nave ammiraglia USA a Genova per 2 mesi di restyling nei cantieri San Giorgio alle riparazioni navali è stata l'occasione per questa alleanza, suggellata da prefettura e agenzia consolare statunitense, tra la provincia e i marinai della sesta flotta. In tenuta da combattimento ambientale anche l'agente consolare degli Stati Uniti a Genova. Grazie anche ai suoi uffici è stato possibile questo tipo di intervento per bonificare il parco. E ci troviamo qui oggi, con il tempo che tiene, a fare quelli che noi chiamiamo i Community Outreach Projects. Praticamente dei progetti a beneficio della comunità, in questo caso visitata dall'equipaggio della USS Mount Whitney, che ha deciso di donare generosamente del tempo a loro disposizione, che ovviamente tolgono alla loro agenda di servizio, perché sono a tutti gli effetti in servizio a bordo della nave, per fare qualcosa che possa avere una ricaduta positiva sulla comunità. E a dare l'esempio ai ragazzi e alle tante ragazze del suo equipaggio è stato il capitano di vascello Craig Clapperton. Il comandante Clapperton della ammiraglia della sesta flotta dà il buon esempio anche nell'assalto alla boscaglia di questo parco. Good commander aboard and good commander here. They were very proud, they were very hard on the ship. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché lavorano davvero intensamente. Qualsiasi cosa realizziamo la facciamo con grande piacere per il nostro paese, ma anche per la comunità intorno a noi, come nel caso di Genova, che in questo momento è come fosse la nostra seconda patria. Give back to their community as well. 300 persone a bordo, quasi 300 metri di lunghezza e 18.000 tonnellate di stazza, la Mount Whitney guida le attività logistiche della sesta flotta e con questa funzione strategica naviga in tutto il mondo. E a ogni porto il suo equipaggio ha lavorato per le comunità locali. Avete fatto molti di questi interventi o comunque di collaborazione sul territorio durante i vostri percorsi di navigazione? You have looked, you can make a lot of volunteering during your navigation. Oh wow, so all around the world, I mean there's been so many in so many different places. Often the most rewarding is orphanages when you get to work. Conduciamo progetti a lungo termine ovunque con una media di 400 ore di lavoro per ciascuno. Siamo intervenuti in diversi settori, per la sistemazione di scuole e di asili pubblici che ne avevano bisogno e anche per strutture di assistenza ai bambini orfani nei paesi più poveri del mondo. Ad accompagnare i marinai della US Navy dal porto di Genova a Recco, anche il commissario della provincia, Piero Fossati, prima di impegnarsi tutti insieme nella pulizia del parco. Il risultato? Aree verdi in gran parte bonificate e quintali di rami, cespugli e rampicanti tagliati e poi ridotti in segatura da un trituratore, messo a disposizione dalla provincia che ha affiancato l'intervento dei giardinieri a stelle e strisce con il proprio personale e una ditta del suo Global Service. E lo supportiamo con la nostra ditta che si occupa della manutenzione del verde, quindi dà il supporto per quanto riguarda le competenze agronome e anche le parti, l'uso di materiali tipo i cespugliatori e le motoseghe. Tutto il materiale viene trasportato a un trituratore? Sì, e dal trituratore poi viene in parte riempiegato come concime, in parte portato a pubblica discarica, a discarica autorizzata. Finita questa pulizia, diciamo, sarà in qualche modo anche rinforzata la recinzione del parco? Sì, per quello che si può. Cioè, diciamo che il parco è già recintato di fatto, ha già tutta una recinzione sua. Cercheremo di fare poi anche una sorveglianza maggiore.
La villa ex Maestre Pie è un edificio di pregio acquistato dalla provincia nel 2006 per avviare insieme a enti e operatori del territorio un progetto integrato per una nuova sede dell'alberghiero Marco Polo e un centro della cultura e della formazione enogastronomica locali. I progressivi e sempre più drastici tagli nazionali ai bilanci hanno però finora reso impossibile per l'ente finanziare gli interventi di adeguamento e restauro e di conseguenza fermato l'attuazione concreta del progetto. Sul futuro dell'edificio, che resta patrimonio della provincia e conserva la sua destinazione scolastica, deciderà la città metropolitana, dice il commissario Fossati, e per tutelare la villa la prima tappa è proprio la bonifica del parco. Credo che il mantenere il più possibile e con una piccola manutenzione, in questo caso grazie ai marinai della flotta appunto americana, facciamo un lavoro straordinario di pulizia, mantenerla e poi vedere se arriveranno i finanziamenti dovuti a ridare quello splendore che inizialmente aveva, con la funzione appunto di un edificio che venga a consolidare le tradizioni del Marco Polo sulla riviera non solo di Levante ma anche di Ponente. Detto e fatto, perché a difendere l'immobile Recchelino dai rovi e dalle erbacce che ne soffocavano il parco, sono arrivati tanti giardinieri davvero molto speciali. I'm Christopher Croucher from California. My name is Brittany. I'm from New York. Yeah. Hello, my name is Krista Stelzner. I'm from California. Hey, I'm Courtney Fajes. Nice to meet you all.